È un'azienda familiare, le grafiche Votino, a stampare per conto del comune di Montemurlo i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari destinati alle famiglie più in difficoltà per l'emergenza coronavirus. Nicola Votino, la moglie Daniela e i figli Lorenzo e Martina si sono visti ridurre drasticamente il lavoro da oltre un mese. La loro è ritenuta un'attività essenziale e restano aperti tra mille difficoltà. La stampa dei buoni spesa è una delle poche commesse in questo periodo. Già vedere il codice Ateco che ci consentiva di rimanere aperti mi sembrava quasi un eufemismo, perché dico, ma cosa rimaniamo aperti a fare sostanzialmente? Poi abbiamo capito che c'era un senso anche nel rimanere aperti anche noi, il poter dare un piccolo contributo comunque in questa situazione che, insomma, di più non possiamo fare. Noi non siamo sanitari, non siamo niente di che, però almeno poter aiutare in qualche modo con il nostro lavoro ci ricompensa un pochettino. A risentire della crisi da coronavirus è anche la scuola di musica che marito e moglie conducono negli studi di Via Milano. Tra gli allievi c'è poca voglia di cantare e di suonare. Parecchi dicono che comunque è facile fare un discorso di didattica a distanza. Noi siamo attrezzati, siamo già preparati, abbiamo già fatto diverse lezioni, ma sono proprio gli allievi che ancora stare in casa, forse per loro stessi era un momento d'evasione quello di venire alla lezione a scuola. Il fatto di farla a casa lì sì, è funzionale dal punto di vista didattico, ma manca proprio il contatto personale. Lo stato d'animo con cui venite a lavorare la mattina? Lo stato d'animo, cioè, è un motivo, cercare un motivo comunque per alzarsi la mattina e cercare di mantenere più o meno gli stessi ritmi, proprio per non perdersi ancora di più anche a livello psicologico, perché questa situazione non ci aiuta per niente. Qui siamo tutti di famiglia, loro sono, Lorenzo e Martina sono i nostri figli, quindi, e vivendo comunque insieme, siamo tutti insieme a casa, non è, diciamo, una situazione semplice, ecco, nonostante che loro onestamente siano, non mi posso lamentare, ecco, da questo punto di vista, perché essendo giovani magari, no, vorrebbero comunque uscire e fare, però si tengono anche loro. Per ora si sono comportati bene, sì. Per ora si sono comportati bene.